Presidente Brocco, nuovo corso con Daniele Amaulo, proviamo a strapparle un sorriso. Non la ricordavamo come un presidente mangia allenatori, tutt'altro. No, abbiamo ritenuto di riaffidare la squadra a Daniele Amaulo, visto i suoi precedenti, i 3 anni. Lui ha familiarizzato molto con noi, con la nostra società, ma non perché sia Massimo Epifani che Paolo Rachini non abbiano fatto bene. Hanno fatto, ci hanno messo tanto del loro, hanno sperato fino alla fine che le cose andassero bene, però abbiamo preferito riaffidare, diciamo, ecco adesso il girone di ritorno a Daniele Amaulo, guardando anche le potenzialità della nostra squadra, che sicuramente non ha raccolto quello che meriterebbe sulla carta. Però il calcio è una scienza inesatta sotto ogni punto di vista. Speriamo di far bene il girone di ritorno, ma noi ringraziamo i precedenti che ci sono stati. I ragazzi devono dare tanto di loro stessi e non pensare che i loro errori poi li pagano gli altri. Quindi questa è l'ultima volta che a fronte di errori dei singoli poi paga l'allenatore, ma non è così, non deve essere assolutamente una cosa di questo genere. Noi ci auguriamo veramente di ritornare a sorridere, visto che abbiamo investito tanto, ci crediamo tanto, abbiamo un piacere enorme di far bene il nostro calcio, quindi ci auguriamo bene. Possiamo dire che la sconfitta di Cattolica, ma tornando un po' indietro, l'eliminazione in Coppa Italia sono state le due ferite che hanno un po' segnato il destino di Paolo Rachini? Sì, più l'eliminazione di Coppa Italia, perché io ci credevo, sognavo già le semifinali col Fasano, l'eventuale finale, però anche lì siamo arrivati ai rigori, lì poi è un sorteggio. Bisognava vincerla prima. Dovevamo vincerla prima, non è stata fatta, è mancato qualcosa. E Cattolica, non ci aspettavamo una sconfitta, però è venuta pure quella, ma il calcio è la scienza più inesatta che esiste al mondo. Possiamo impegnarci, essere geometrici, matematici, aritmetici, però alla fine conta solo il campo. E allora, a proposito di campo, Daniele Amaulo sulla panchina del Pineto ha all'attivo una semifinale e una finale playoff. Volendo andare un po' avanti con l'orizzonte, possiamo dire che fare bene i playoff è l'obiettivo che gli avete dato? Ma sicuramente, già speriamo. Ci auguriamo che lui possa raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo prefissati prima, ma auguriamoci di riuscirci.